Cari amici, come potete vedere, ci troviamo presso il Salone del Gusto di Torino. Assieme a Carlo Zaccaria abbiamo visitato gli stand degli espositori siciliani, ai quali abbiamo chiesto di descriverci i prodotti che esponevano e le loro impressioni circa la manifestazione. Sei. Niente, che di cosa è fatta? Mi sento un po'. Latte di pecora, l'unico formaggio al mondo è latte di pecora a pasta blanda. Si produce solo alla Valle d'Aosta. È costituito un consorzio di cui ci saremo molto felici. La Valle d'Aosta ci vede praticamente che è una valle a cavallo della famiglia Trapani e Agrigento. Dove compete pure il paese della provincia. Cos'è questa? Questa è una salsa di capperi. Questa è per oppure per modificare la classica pasta. Mette due cucchiai in parte, guardano tutto e viene pulita. Quello che la conosco è la pasta di olio e di dovere appunto di un vulcano. È nato questo paese Pollara, qui alla terra molto fertile e buona per il caso. Grazie buon lavoro. Ma siete precisi a Slow Food anche voi? Da 3 edizioni. Grazie. Come si può trovare con il nostro prodotto? Qui con la linea. La maglia mascolina. La mascolina, la maglia è la maglia della rete. Ah, la mascolina è il nome dialettale della vice. Ho capito. E che particolarità? È il tipo di pesce. In pratica, il pesce rimane incagliato tra le maglie. E questo fa sì che sta cercando di liberarsi sangue nel genere, la caccia male. Devo chiedere cosa avete portato voi al Salone del Gusto? Ho portato una bacca di tonno, di vicinata, cosa c'è, un sciame, una parata, un po' di tonno, un po' di vicinità. Che si trova? In Pomignano, un collega. Pomignano, quindi vicino a Massala? Sì, provincia di Trava. Secondo Trava. Benissimo. Vicino alle saline? Eh? Vicino alle saline? Bene, bene. Com'è l'esperienza? Cosa fino adesso? Avete avuto successo di pubblico? Bene, bene. Complimenti, buon lavoro.
Cecilia presente al Salone del Gusto, cosa proponete? Olio d'oliva. Olio d'oliva prodotto dove? Sicilia. Ma precisamente? La provincia di Messina, in provincia di Napoli. È una cultura che va in via di estinzione, diciamo. Si produce qui. Quello quello rotondo con la freccia. È l'unico posto dove va ancora a coltivare. Ho capito. E si chiama? Minuta. Ah, l'oliva minuta. E l'olio prodotto com'è? Che gusto ha? Che sapore ha? Lei? È un olio delicato, molto semplice da degustare insieme a cibi delicati come il pesce o sempre prodotti da frutto, diciamo, anche i prodotti che diciamo, devono essere frutti. Pronte? È un salone del gusto, è uno dei pittacchi. È l'unico. Qual è la particolarità di quello che ti ha pensato? È lo di Diaco naturale. Allora in Piemonte sono convinto che lo venderete alla grande. No, è di Sicilia. Non mi lascia. Il pane nero di Castelvetrano. Che cos'è il pane nero di Castelvetrano? Allora, il pane nero di Castelvetrano è l'unione di la farina di grano di macinato e il grano di sanguigna, che permette al pane di avere questo e la caratteristica di poter durare così buono per altri tipi. Quindi rimane fresco per 10 giorni? Poi il quindi vengono mischiati dei grani che sono? Il grano che si rimane per il grano duro, quello stallo e il grano di spinia. E qual è la particolarità del grano di Cumminia? Ma di Cumminia ha un significato particolare? Di Cumminia ha un significato particolare? O è proprio che è una specialità? Sì, è un grano piccolo e scuro. Infatti viene il pane, il colore del pane scuro appunto trasportato con i grano.